Ora invece ci spostiamo negli Stati Uniti, anche se siamo nello studio di Community e diamo spazio ai giornali e alla stampa estera. Questa volta ce ne andiamo a Boston per conoscere Nicola Oricuia, direttore del Bostoniano, in collegamento con noi via Skype. Ciao Nicola, ci senti? Ciao, ciao a tutti. Devo chiamarti direttore? Se vuoi, però no, chiamami Nicola. Allora, vogliamo sapere tutto del tuo giornale, che è il Bostoniano. È nato da una tua idea. Quando e soprattutto a cosa vuole rispondere questa testata? Allora, il Bostoniano nasce come una realtà digitale, prima con un sito internet. Io nel gennaio del 2011 sentivo l'esigenza di dare uno spazio per gli italiani e gli italoamericani dell'area di Boston. Hai una copia con te, scusa se ti interrompo. Sì, sì. E poi 2 anni dopo siamo partiti con un progetto proprio cartaceo, e quindi ogni mese esce una rivista di 50 pagine, prevalentemente in inglese, però per la comunità italiana e italoamericana. Allora, direttore, le chiedo di rimanere in linea. Io nel frattempo mi sposto invece al divano, perché qui con noi nello studio di Community c'è Tricia Thomas della Associated Press Television News. Benvenuta e bentornata. Grazie. Conoscevi il Bostoniano? No, adesso ho visto, prima di venire qua, ma essendo bostoniana devo cominciare subito a leggere Bostoniano sicuramente. Esatto, perché tu sei di Boston, però vivi a Roma da un po' di anni, quindi un po' sei giustificata a non conoscerlo. Sì, sono più di 20 anni, ma mi sembra una cosa meravigliosa. Ecco, pensi che sia una cosa interessante per questa città, per la città di Boston, no? Assolutamente. Nicola, torno da te. Chi sono i vostri lettori e che lingua parlate? Allora, i nostri lettori di riferimento sono sia gli italiani, ma soprattutto gli italoamericani, quindi tutti quelli che magari sono nati da genitori italiani o hanno nonni italiani, e quindi per i quali è l'inglese la prima lingua, la madrelingua. Però noi volevamo offrire una finestra sulla cultura italiana e sulla cultura italoamericana, e dare uno spazio così a tutto quello che c'è di positivo dal nostro paese. E allora ti chiedo naturalmente di rimanere in linea, e volevo chiedere però a Tricia di tornare invece a casa nostra. Quale Italia stai raccontando in questo momento? Ti anticipo, ma tanto lo sai, in questo momento si stanno girando le riprese del nuovo James Bond, però si sono dovuti arrendere ai San Pietrini, no? Assolutamente, guarda, è una cosa... Ogni tanto come agenzia stampa noi facciamo un po' di tutto. È stato molto divertente in questi giorni che è venuto Spectre, l'ultimo di James Bond, a Roma, e stanno facendo tutte queste car chase, non so come si dice in italiano, la gara fra il Jaguar, Aston Martin. Adesso stanotte sta sulla Via della Conciliazione, poi sul Lungotevere, poi sì, l'Aston Martin, che è una macchina molto bassa, ha preso un buco in San Pietrino, e poveraccio di Daniel Craig, dicono che ha preso una botta in testa, poverino. Come dire, caro stanno pagando queste riprese, insomma. Mamma mia, però naturalmente questo ha portato un introito alla capitale, no? Sì, dicono che il capitale, già con i permessi, con AMA, con i vigili, hanno guadagneranno fra 500.000 e 1 milione, ma in più tutta la sicurezza, tutti gli extras, tutte insomma, le persone coinvolte, gli alberghi, il catering, eccetera. Sta a guadagnare Roma, forse ci sono un po' di linee di autobus che sono state cambiate, eccetera, e hanno fatto scocciare un pochettino, ma in tutto ho visto i romani molto positivi su questo. C'è stata anche una grande curiosità, una produzione hollywoodiana, insomma. E si posso vede, dire però... una cosa importantissima? Prego. C'è la prima Bond Woman, che sarebbe la Monica invece di Girl, che sarebbe Monica Bellucci, a 50 anni, la prima volta, la più grande della storia. Ed è una grande soddisfazione per noi, no? Per una donna del mio età è una grande soddisfazione, e devo dire che Monica Bellucci è bellissima. Allora, resta con noi Tricia. Nicola, ti volevo chiedere, per caso voi avete parlato del film e delle riprese che stiamo facendo a Roma? Ovviamente noi siamo sempre sul pezzo, infatti oh, qua nel numero di febbraio
Noi eravamo, non so se si vede. Eccola! Sì, la vediamo, anche la splendida Bellucci. Ecco, e quindi noi abbiamo anche noi ripreso questa notizia importante. Ti volevo chiedere, la città di Boston è molto attiva dal punto di vista culturale, questo lo sappiamo. E naturalmente c'è l'università, ci sono i centri di ricerca, e il tuo giornale si occupa anche di questo o è fuori? No, noi ci occupiamo assolutamente della comunità scientifica, della comunità medica. Come ben sapete, Boston, Cambridge, insomma, le città limitrofe sono dei centri per l'educazione, per l'istruzione eccezionali. Alcuni delle università migliori al mondo, Harvard, MIT, sono qui. E noi abbiamo anche a cuore la comunità scientifica italiana, qui c'è un numero molto elevato di ricercatori e di scienziati. Ecco, noi ci teniamo molto a far sapere gli italiani che si fanno valere. Tu hai qualche storia da raccontarci, così una delle ultime magari, o quella che ti ha impressionato di più? Sì, noi abbiamo per esempio da poco intervistato Alessio Fasano, che è il direttore del centro di ricerca sulla celiachia all'MGH, oppure abbiamo intervistato anche il dottor Pierpaolo Pandolfi, che è uno dei massimi esperti ricercatori contro il cancro. Quindi insomma ci sono delle personalità che vale veramente la pena mettere in risalto, raccontare e conoscere. Trisha, vuoi aggiungere qualcosa sull'Università di Boston? No, mio padre ha insegnato per tanti anni al Kennedy School of Government, che fa parte del Harvard University, poi Cambridge è un posto stupendo che adoro e mi fa piacere che scrivano di italiani lì. Ecco, allora adesso invece a me fa piacere farti sapere questa cosa. Qualche settimana fa un tuo collega, Beppe Severnini, sul New York Times ha raccontato la vicenda del Politecnico di Milano, dove, naturalmente lo sai, è un'università di fama internazionale che prova ad insegnare inglese ai suoi studenti, però c'è una sorta di resistenza da parte dei docenti italiani, come dire, a interloquire, a interagire in inglese con i propri studenti. Secondo te perché? Ma pigrizia, mi sa, più che altro, e poi orgoglio nazionale, ma gli italiani non devono preoccupare per la lingua italiana. Per la mia opinione personale è che in Italia adesso, con l'economia che è importante attirare più studenti dall'Albania, fra l'altro mio marito è professore universitario che fa tutto un corso in inglese, poi sarà un po' un bias, diciamo, ma secondo me è utilissimo attirare studenti dall'estero in Italia per offrire tutto quello che ha da offrire, e il miglior modo di farlo è avere corsi anche in inglese. Poi è una cosa molto importante, non vuol dire che si deve perdere la lingua italiana, che è una lingua stupenda e bellissima e meravigliosa, anzi venendo qua impareranno, ma è molto utile anche per gli italiani di avere più conoscenze della lingua inglese. Nicola, hai sentito naturalmente questa chiacchierata, tu come la vedi? Beh, guarda, l'italiano qui è molto apprezzato, questo lo posso dire. Non so se potrà mai diventare, diciamo, lingua franca, dobbiamo sicuramente sapere tutti l'inglese al giorno d'oggi, però per esempio qui ci sono adesso addirittura delle nuove scuole che stanno partendo e dei nuovi corsi con l'italiano, la lingua italiana proprio al centro dell'insegnamento. Come mai c'è tutto questo interesse adesso per la lingua italiana, secondo te? Credo che ci sia un interesse in generale per l'Italia e poi anche per la lingua nello specifico, perché si riconosce l'italiano come una delle lingue più belle al mondo, e c'è questo, secondo me, questa nostalgia, forse questo senso romantico verso l'italiano, però è positivo vedere che molti si impegnano ad impararlo e vanno oltre magari all'italiano turistico che serve per poter girare per le città maggiori come Roma e Firenze. È una lingua sicuramente affascinante, no? Tu quando ti sentono, naturalmente gli americani ci riconoscono, perché anche un italiano che prova a parlare in americano viene riconosciuto subito. Qual è la reazione?
Sì, per gli americani, almeno per la maggior parte, l'accento italiano è un accento simpatico, diciamo, un accento che si prende così con simpatia. E noi, per esempio, abbiamo nella nostra rivista 4 pagine dedicate all'italiano, in cui scriviamo articoli in italiano e a volte ricevo delle telefonate o delle lettere in cui mi si chiede: ma perché non aumentate il numero di pagine in italiano? Perché magari alle persone piace esercitarlo. Allora, Nicola, dal tuo progetto editoriale, lo ricordiamo, il Bostoniano, ad un altro progetto editoriale che è quello di Triscia, il blog Mozzarella Mamma. Quando è nato e perché Mozzarella? Ma è una storia un po' lunga. È nato nel 2011, è nato perché volevo scrivere questo libro su come essere mamma in Italia. In quel momento c'era un grande dibattito in America sulla mamma tigre, Tiger Mom, che una donna cinese aveva scritto questo libro sulle le mamme cinesi sono più brave perché sono più dure, spingono più i loro figli a diventare più brava a pianoforte, più brava a matematica. Poi un po' per scherzo ho cominciato a fare la descrizione della mamma americana in Italia che diventava tutta una mozzarella Ah, quindi scusami, Tiger Mom adesso è Mozzarella Mom il blog. la blog non era mai Tiger Mama, ho fatto il nome del blog in contrasto con Ah, quello no, dico il tuo blog cinese. è nato in contrasto e si chiama Mozzarella Mom. Mozzarella, perché io diventata sempre più, essendo una mamma in Italia, una mozzarella, sempre più morbida con i miei figli, sempre più Sempre più buona. moscia, sempre più No, moscia, buona, più come una buona. mozzarella di bufala, diciamo. E niente, non sono molto dura a fare le ripetizioni di pianoforte, quella che devono fare i miei figli, e Allora, Triscia, sei saranno. un'ottima mamma italiana, vedrai che Sono cresceranno diventata un benissimo i tuoi po'. figli. Torno da Nicola. Di cosa parlerete sul Bostoniano in questo mese? Allora, noi adesso abbiamo parlato nell'ultimo numero di Jennifer Esposito, per esempio, che è una attrice americana che prima abbiamo parlato di Alessio Fasano, ricercatore per la celiachia. Lei è celiaca e quindi ha dovuto combattere un po' contro il sistema, diciamo, perché ha avuto dei problemi. Eppure lei è un grande esempio di donna, e noi abbiamo voluto anche metterla in risalto nel numero di marzo, perché marzo, insomma, c'è anche la festa delle donne che è importante celebrare. E poi niente, noi abbiamo ogni mese interviste con personaggi dello spettacolo, personaggi del mondo della scienza, abbiamo uno spazio di notizie sull'Italia, ma anche sulla comunità italiana e italoamericana di Boston, perché vogliamo sapere anche che cosa sta succedendo qui dalle nostre parti. Quindi, insomma, e poi chiaramente non potevano mancare le ricette, Ah, che ve ne occupate sono, anche voi, bravi. chiaramente, forse è il nostro spazio più seguito. Nicola, resta in linea, siamo in chiusura di spazio, però volevo chiedere a Triscia, voi vi occupate di ricette, anche tu ti occupi di ricette? Nonostante il nome, che il mio blog attira molte persone che vogliono avere cose sul cibo, c'è un'ossessione quasi nazionale in America per il cibo italiano. Sono fissati, adorano il cibo Però il tuo blog italiano. inizia con mozzarella, Lo so, come ho si può? fatto questo errore che tutti vogliono, e io sono negato in cucina. Poi, se vuoi, vai sul mio blog e Ci puoi vado, ci vedere vado. tragedia Adesso mi hai fatto su. venire la curiosità, quindi Ma ci andrò. il più grande errore che ho fatto in vita mia è una volta facendo un pasto all'amatriciana, prima di una cena, ho messo il sugo nel frullatore. Perché per me è cipolla, la pancetta della Ma ti hanno truppola. visto gli invitati quando hai fatto questa Ah cosa? sì, poi hanno fatto le scene, è stata terribile, c'è scritto un blog post su quello. Ultima domanda, le prossime interviste che farai? Oddio, chi sarà? Non lo so, è il Papa, spero. Non lo so. Allora, Nicolo Ricuia, direttore del Bostoniano, ti ringrazio naturalmente per essere stato con noi qui a Community. Grazie a voi, Mi grazie raccomando, mille. tieni sempre una luce accesa sul programma, naturalmente ci ritroveremo, stanne certo. Spero di vederti a Boston, vengo E anche Triscia quest'estate. vuole vederti. Assolutamente, con piacere. E naturalmente ringrazio Triscia Thomas della Associated Press Television News.